buoni ghiaccioli, vaschette confezionati o artigianali. Il gelato non è sempre innocuo. I problemi nascono quando si interrompe la catena del freddo, e cioè si sottopone il gelato a lunghi cambiamenti di temperatura dalla fabbrica al supermercato o dal supermercato a casa nostra. Abbiamo fatto una prova. Dopo 45 minuti, questo è il nostro gelato. E ora lo ricongeliamo. È evidente che questo biscotto sia stato tenuto a temperatura più alta per tempo anche abbastanza prolungato, poi magari ricongelato e di nuovo scongelato. Oppure per esempio nella vaschetta dalla brina al di sopra dei chicchi di caffè, che chiaramente mostra il fatto che sia stato scongelato e ricongelato. Che tipo di problemi posso avere scongelando e ricongelando un gelato? Il gelato è un ottimo substrato per la crescita dei microrganismi. Quando noi li surgeliamo, li congeliamo, in realtà non li stiamo uccidendo questi microrganismi, li stiamo conservando. Nel momento in cui invece scongeliamo quell'alimento, questi microrganismi trovano le condizioni ideali, soprattutto di temperatura, per potersi moltiplicare. Le immagini cosa può succedere in un'ora, due ore, se partiamo non da uno o due microrganismi, ma già da 100.000 microrganismi. E ricongelando il gelato è come se dicessimo ai batteri: ti mangio dopo. E più volte avviene questo processo, soprattutto nel caso delle vaschette artigianali, e più aumenta il pericolo di contaminazione. Ma con quali rischi? Quasi sempre lo stafilococco aureo, però può essere anche molto pericoloso, fino a portarci anche al ricovero. Ma possiamo avere anche la salmonella. Bertucci, avvocato, quello che colpisce.